Raga, questo deve essere il secondo episodio che state dicendo, che state vedendo durante la giornata, lo dico senza indugio, questo sarà l'ultimo episodio su Pokémon Diamante Lucente. Perché abbiamo sconfitto i Super 4 nello scorso episodio, cavandocela molto meglio rispetto alla prima volta, tra parentesi. Ma adesso arriva la vera sfida, perché anche Camilla, la campionessa, l'ex campionessa anzi, si è potenziata ed è prontissima anche lei per la rivincita, quindi con ancora una volta la squadra che purtroppo non riesce a raggiungere con tutti quanti il livello del boss finale, ci diamo dentro e comunque siamo comunque messi meglio a livelli rispetto all'ultima volta. In ogni caso, ciao Camilla, ehi là, tutto bene? Di recente sono andata a trovare mia nonna Memoide dopo tanto tempo e mi ha parlato di te in toni entusiastici. La cosa più importante per l'allenatore è lottare e vincere, ovviamente. Però credo che ci si possa considerare l'allenatore a pieno titolo solo quando si riesce a rendere felici le persone e i Pokémon che si incontrano. Sono contenta che oggi tu sia la mia sfidante. Io, Camilla, lotterò con te al massimo delle mie capacità. Ed è quello che voglio. Ci avrà 5 ricariche totali pronti. Pronte. Masticazzi. Vai. Ok, parte mandando in capo uno Spiritomb, che è debole solo tipo folletto, ma fa lo stesso. Fa pressione pure. Noi ce ne freghiamo, vero? Pingu? Come l'ultima volta. Surf. Forse me la caverò meglio rispetto alla prima volta, ma non hai mai detto l'ultima parola, perché questo si parla del boss più forte del gioco, ancora una volta. Della pratica è il boss più forte del gioco, ragazzi, Camilla nella rivincita, perché guardate. Pingu, schiva tutto, attenzione! Ma adesso Camilla si gioca la ricarica totale, infatti. Con il minimo adesso il primo round durerà 100 anni perché Camilla userà tutte le ricariche che ha per Spiritomb. Però da un punto di vista meglio se le brucia tutte adesso. Perché poi dopo Garchomp, tempo 2 turni, e la devasto con forza lunare di carni. Ma secondo me non andrà a finire come prevedo io. Però rispetto all'ultima volta sono più tranquilla perché non ho il tempo che è contro di me, cioè ho tutto il tempo che avrei per registrare. Volendo potrei anche registrare altri 2 episodi oggi pomeriggio, però. Togekiss! Togekiss è nuovo! Togekiss l'ultima volta non c'era o sbaglio? Vabbè, è un tipo folletto volante, le scariche di Spark dovrebbero essere super efficaci. Sbaglio non ce l'aveva Togekiss l'altra volta, ragazzi. Vabbè. L'ultima evoluzione di Togetic, bellissima, ha introdotto in quarta generazione, guardate che bella che è, amore! Magibrillio, attenzione, potenza 80, ma Spark la regge tantissimo. Buona donna! Hai degli avanzi con te, Togekiss? Sì. Allora, intuito Camilla usa una... No, non uso un'altra ricarica, secondo me, ragazzi... Lo so bene che ne ha almeno altre 3 di ricariche, se ne sta tenendo da parte. Per l'ultimo round. Rispetto agli altri è molto strategica Camilla, strategicissima. Complimenti a chi ha scritto i suoi codici nella cartuccia della Switch. Vabbè, prossime cose, del tipo erba, quindi. Vai di volo. Punto. Ok, lo so che tu volevi one-shotarmi perché Fango Bomba è fantastica come mossa, però no, non ti permetterò di avere questa gioia. Però mi ha avvelenato. E adesso forse è meglio se Stefano non lo mandi più in campo. Oh, però è dato la gioia del livello 83.
come per l'ultimo scontro finale ci sta. Oh, attenzione, il Geniosus però è riuscito a realizzare il veleno, non so come. Ah, Milotic, ah, che bel flashback che ho di questo Pokémon. Allora ragazzi, ne mancano tre ancora. Milotic, poi naturalmente Garchomp. Livello 74. Mi ricordo di aver letto che il boss finale è livello 86. Ho letto questo, non vorrei essermi sbagliata, ragazzi. Però questa Milotic ci avrà ripresa. Quindi, vabbè. Mi preparo ad un lungo ultimo. Un lungo terzultimo round. Ma vai a cagare. Oddio, oddio. Grande Bonnie. Oggi ragazzi sono tutti carichi. No, attenzione, che questa non la usa. Ma non è che forse l'aveva, gliela fatta dimenticare. Però, raga, sono tutti, raga, mi stavo facendo fare tutti, mi stavo tutti quanti dando delle gioie. Sarà l'episodio, se va avanti così, questo sarà l'episodio più breve di tutto il gameplay. Oh, livello 37 per Carly. Io non sono ancora convinta, raga, restano ancora due persone. Restano ancora due Pokémon, io non mi fido dell'ultima. Non mi fido dell'ultimo. Va già a livello 76. Forse ho letto male, forse il livello è 80 e basta. Forza Sfera. Diaga dai, reggi, lo so che ce la puoi fare. E so che puoi fare un colpo da KO, io me lo sento. Bravo. Ah, l'ultima volta, Lucario. Mi stavi devastando, mi hai devastato Diaga, ma questa volta. Brutto colpo. E ci salutiamo così. Sapete che faccio mo? Rischio. Anche se mi hai messo le strette, mi sto divertendo come non mai. Livello 78, no. Alla fine boss finale è a livello 78. La rivincita e vincita ultima. Vai, tra col tempo, signori. No! No! Cavolacci, è comunque più veloce. Va bene. Carly, l'ultima volta ti ha devastato, ma questa volta te con 9 livelli in più ce la farai, lo so io, danza spada. La storia si sta ripetendo, ma questa volta andrà diversamente. Perché io, anche se ho letto male, che il boss finale in realtà aveva un livello più basso, non mi davo mai per vinta. Io vincerò! Punto! Non è ancora finita, non ti lascio vincere con facilità, sarebbe un peccato. No, Carly, no. Non puoi, Carly. Ho detto che non si sarebbe ripetuta la storia. Va bene. Stefano, dai, Stefano, attacco rapido. Come l'ultima volta, allora. Come l'ultima volta, Stefano. Attacco rapido, brutto colpo, devastala. Io avevo detto che ci vorrei le ricariche totali. Caltavetro. Raga, devo rivitalizzare qualcuno. La regge. E la regge. Cambia. Perché parlo io, raga? Terremoto, da spada, da gatti, lui della impuntura. Pigumi, devi reagire al terremoto, punto.
In quanti possono ancora combattere? Raga, Odiaga fa i miracoli e sopravvive al terremoto. O non lo so. Ti prego. Lo so. No. Madonna ragazzi, ci stavo dando tutti quanti troppo da fare. Oh no. Diaga, ce la puoi fare, Diaga. Diaga, io lo so che arriverà la volta in cui riuscirai. Teatro con tutti questi terremoti avrà perso già una marea di... Una marea di... Non lo so, una marea di pipì la mossa terremoto. L'ha mandata a segno 3 volte, 6, 7, 8... Raga, devo contare sulla pressione di Diaga. Oddio mio! Oddio mio! È una mossa fisica! Sì! Grazie. Oddio. È batti il cuore. Nel corso delle tue avventure hai coltivato l'amore per i Pokémon. Hai stretto un solido legame con loro e hai affinato le tue abilità di allenatrice. Durante la nostra sfida sono riuscito a intravedere tutto questo e ciò mi ha reso molto felice. Sei davvero un'allenatrice degna di entrare nella sala d'onore. Su, prendi l'ascensore. La stanza più avanti è la sala d'onore. Di là il professore. Giada, la tua ultima lotta è stata splendida. Oh, salve professor Rowan. Wow, che una ragazzetta che avevo chiesto aiuto con i Pokédex potesse arrivare fin qui. Non potevo fare a meno di assistere a questo momento di gloria. Giada, guarda come sei cresciuta da quando ci siamo conosciuti. Ormai non posso più considerarti una bambina, sei diventata un'allenatrice formidabile. Professore, il suo dono di scovare giovani talenti non delude mai. Giada, da questa parte, per favore. Professor Rowan, anche lei, per cortesia.
L'ho letta malissimo, ma che sti cazzi. Sono venuto qui molte volte, ma sono sempre emozionatissimo. È una reazione naturale, professore. Questa stanza accoglie i sogni, le speranze, le fatiche dei poker e degli allenatori che lottano per eccellere. Giada, eccoti finalmente nella sala d'onore. I vostri nomi verranno registrati qui per i posteri. Qui saranno immortalati i ricordi dell'avventura che hai vissuto finora. Forza, registra in questa macchina il tuo nome e quella dei tuoi Pokémon. Vi siete meritati questo onore superando le ardue lotte della Lega Pokémon. Mamma mia, ragazzi, che fatica! Giuro che non dirò mai più prima di vincere Vittoria Lamp. Non lo dirò mai più. Giuro Camilla, lo prometto, non lo dirò mai più, guarda. Lo prometto, non lo dirò mai più con nessuno. Non lo dirò mai più con nessuno, ragazzi, mi sa che adesso vinciamo. Non lo dirò mai più. Promesso, te lo prometto, guarda, non lo dirò più. Te lo prometto. Per le prossime sfide. Signori! Di nuovo campionessa, però va bene. Signori! Il gameplay non potrebbe concludersi con una schermata migliore. Tra l'altro dopo la battaglia su Deciscia non pensavo. Non dirò giù, ragazzi, che non lo dirò mai più, eh. Non lo dirò mai più. Non dirò mai più. Mi cucirò la bocca e metterò una cerniera. Qualcosa, mi metterò in ogni caso. Non dirò mai più. Adesso vinciamo. Non lo dirò mai più, basta. Comunque, alla fine però sono riuscita a mantenere la promessa dell'inizio episodio. Sono riuscita a rendere questo episodio l'ultimo episodio della serie. Signori, la serie di Pokémon Diamante Lucente dunque termina qua. È stato un gran bel viaggio, devo ammetterlo, un gran bel viaggio alla scoperta della quarta generazione. Adesso sicuramente dopo questo aver giocato perlomeno il remake della quarta generazione posso ammettere e riconoscere di conoscere questa generazione Pokémon un po' di più rispetto a quanto la conoscevo da bambina, che vi ricordo sempre, che dicevo sempre il fatto che io conosco tutte le generazioni di Pokémon più o meno, ma la quarta era proprio quella che mi mancava. Conoscevo al massimo solo i personaggi per via di magari Pokémon Master X, il gioco per cellulare, ma per il resto non l'avevo mai conosciuta veramente così a fondo. Quindi signori, è stata una gran bella avventura. Ripeto, per gli standard delle storie Pokémon questa è stata una delle generazioni migliori, per gli standard, diciamo a livello degli standard dei giochi di Pokémon questa è stata senz'altro una delle generazioni migliori che abbia mai giocato. Non vedo l'ora di portare i gameplay su Leggende Pokémon Arceus, che è il prossimo gioco in programma, quel gioco bellissimo che hanno, e sono seria, che hanno fatto uscire, ricordo, gennaio scorso. E in ogni caso qui sono fatto delle immagini che erano già girate l'altra volta, giusto? Sì, ok, sì, sono girate già l'altra volta queste immagini, va bene. Perché non vedo l'ora di iniziare a far uscire gli episodi su quell'altro gioco Pokémon, perché io ogni volta che gioco a un gioco Pokémon mi rassereno. Sono veramente dei giochi piacevolissimi da giocare, giochi di Pokémon comunque molto competitivi, che sono dati il fiore da torce se sottovaluti la situazione, vedi io prima. E poi possono anche nascondere dei messaggi, delle robe molto interessanti, magari, nonostante magari la trama sia molto semplice. Possono nascondere delle cose che in realtà possono farti riflettere. Già alla questione dei personaggi che hanno questi ideali meravigliosi, eccetera, eccetera, che fatti naturalmente per essere dei punti di riferimento, sono una cosa sensazionale. E è volato un Wingull, sì. Sì, è volato via un Wingull. Eccoli, do più due Wingull, scherzavo. Perciò ogni volta che io gioco a Pokémon mi rassereno. Sono proprio un piacere da vivere questi giochi, perché racchiudono
l'essenza, molti aspetti dei giochi di ruolo. Proprio, cioè, uno Pokémon, anche per questo forse uno dei primi giochi Pokémon che ti viene in mente, giochi di ruolo che ti viene in mente dopo Final Fantasy, perché c'è tanta di quella roba in ogni gioco Pokémon che tu dici che figata, quindi non ti stanchi mai di giocarli, perciò non vedo l'ora che... Perciò non vedo l'ora che arrivi il tempo del prossimo gameplay, perché vi assicuro che anche lì ci divertiremo un botto. E già vi spoilerò questa cosa della miniera temporale. Gli episodi di Leggende Pokémon Arceus, sì. Voi comincerete a vedere naturalmente dopo la serie su Monster Hunter Rise Sunbreak, che abbiamo ufficializzato con questo episodio, inizierà a uscire dal 4 luglio come avevo previsto. Alla fine ce l'ho fatta, sono riuscito a terminare il 64esimo episodio, perciò la prossima serie comincerà il 4 luglio, oggi è 1 luglio per voi se non sbaglio, quindi 2 giorni di pausa, poi come avevo previsto già durante il video aggiornamento, Monster Hunter Rise Sunbreak che comincerà ad uscire dal 4 luglio, io inizierò a registrarlo però dal 30 giugno perché uscirà il 30 giugno. Ma a parte questo già vi spoilerò che poiché io sono ancora ad aprile nella miniera temporale, quindi prima che inizierò a registrare la prossima serie passerà parecchio tempo, già vi dico che non ho intenzione di buttare via il tempo che ho a disposizione, perché ormai la mia routine è registrazione video e altre cose, quindi vi dico già che quando inizierà ad uscire gli episodi su Leggende Pokémon Arceus vi troverete scritto sotto i primi video, perlomeno. Questo video è stato registrato il e aprile. Perché sì. Avete capito bene, comincio a registrarlo già da domani. Però non so quando, ripeto, però immagino che voi iniziate a vederlo da settembre, perché se contiamo che magari la serie che inizierà ad uscire per voi dopo domani, il 4 luglio, che lunedì se non sbaglio, il 4 luglio, durerà magari un mesetto, poi dopo c'è la pausa estiva di agosto, immagino che voi comunque gli episodi di Arceus li inizierete a vedere a partire dal 1 settembre. Vabbè, comunque sia, quando usciranno, ma state, vi dico già, vi ho detto già che vi ritroverete sotto i video come date di registrazione addirittura ai giorni di aprile, perché l'avrò registrati in questi giorni, perché io non ce la faccio a stare senza registrare, perché poi dopo se io adesso mi fermo a registrare, poi dopo registro di nuovo quando uscirà il prossimo gioco che intendo portare, non esco più, mi sono già dimenticato come si registra. Quindi signori, con quest'ultima schermata io vi saluto qua, spero che la serie su Pokémon Diamante Lucente vi sia piaciuta, mi sono divertita un sacco, mi è piaciuto un sacco come generazione, la quarta generazione Pokémon. Chissà se già fare il remake della quinta, io me lo aspetto tantissimo. Ma nel frattempo, se il video vi sono piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace. E se vi siete qualche episodio se vi siete persi qualche episodio sulla serie, vi ricordo che in descrizione trovate come al solito il link alla playlist. Ricordatevi di iscrivervi che se volete continuare a seguire i video. E noi ci vediamo alla prossima! Che se seguite i video quando escono, se guardate i video quando escono è fra tre giorni, se invece li guardate quando volete voi, ci vediamo la prossima volta che vi capita di passare. Bella raga.